Bentornati, le notizie di oggi. Il sindaco Francesca Valenti ha diramato oggi un avviso alla città per evidenziare alcuni passaggi importanti degli ultimi provvedimenti, in particolare quelli contenuti nell'ordinanza del presidente della regione siciliana con misure di contrasto e contenimento della diffusione del coronavirus. Ecco i punti essenziali: divieto per gite fuori porta, spostamenti verso seconde case, luoghi di villeggiatura, campagne, eccetera. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate ad una sola volta al giorno e un solo componente del gruppo familiare. Gli operatori degli esercizi commerciali sono tenuti all'uso costante di mascherine e guanti monouso. Gli esercizi commerciali autorizzati, anche servizi di consegna a domicilio, sono chiusi la domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta. Fanno eccezione le farmacie di turno e le edicole fino alle ore 13. Personale della Polizia di Stato di Sciacca, nell'ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate al rispetto delle misure di contenimento del coronavirus, ha sanzionato 5 persone che stavano effettuando, nell'ambito del centro abitato, spostamenti che non erano necessari. Elevate inoltre 4 sanzioni ad altrettante attività commerciali che non hanno rispettato l'orario di chiusura, così come disposto da apposita ordinanza comunale. Controlli raddoppiati da oggi e fino al giorno di Pasquetta. E il giorno della Pasquetta, anche se festivo, il servizio di raccolta dei rifiuti sarà regolarmente svolto, è quanto comunica il sindaco Francesca Valenti. Lunedì viene ritirata la frazione umida dei rifiuti solidi urbani. Avrebbe continuato ad effettuare tutte le prestazioni, radiografie e ecografie a tutti i clienti, anche senza distinzione di priorità e quindi con la caratteristica di urgenza. Tutto questo in piena emergenza coronavirus. Accade a Porto Empedocle, dove la Guardia di Finanza, nel corso dei controlli per la corretta osservanza delle disposizioni varate nell'ultimo decreto ministeriale, ha denunciato il titolare dell'ambulatorio del centro cittadino. Nei guai anche un medico radiologo dell'ospedale di Agrigento, operante in regime di esclusività con l'ASP Agrigentina, sorpreso ad effettuare esami nella struttura privata senza nessun titolo. Secondo le direttive impartite dall'assessorato alla salute della Regione Sicilia, a partire dall'11 marzo si possono effettuare solo le prestazioni con carattere di urgenza, nonché quelle relative a pazienti oncologici e ritenute indifferibili. I consiglieri comunali del gruppo consiliare Idea Menfi, Ezio Ferraro, Sandro Laplaca, Vito Clemente, Rossella Sanzone, Andrea Alcuri, esprimono viva soddisfazione per la stipula della convenzione fra il Comune di Menfi e la Regione Siciliana relativa al progetto per la difesa dell'erosione della costa. Ricordano che sui temi della salvaguardia del territorio e della tutela delle risorse, la comunità menfitana si è sempre espressa in perfetta sintonia e concordia e pertanto si manifesta compiacimento che anche l'attuale amministrazione si pone in continuità con le precedenti, che hanno avviato l'iter burocratico propedeutico per il raggiungimento di tale obiettivo. Potete consultare tutti gli argomenti all'interno del nostro portale online giopresti@corrieredisciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp